очень больно. Molto doloroso. Le несчастье моей страны. Всей. Il dolore di mio paese, tutto il paese. Valentina non trattiene le lacrime. È una dei 47 profughi in fuga dalla guerra in Ucraina che oggi è finalmente al sicuro in una delle 61 stanze dell'hotel Excelsior di Montesilvano. Partita dal sud dell'Ucraina venerdì 4 marzo insieme a nuore e nipoti, è arrivata in treno martedì 8 marzo passando dalla Romania. Per capire tutta la disperazione che racconta il nostro microfono, ci facciamo aiutare da Anastasia, partita da Kiev con un mezzo di fortuna insieme ad altre donne e altri bambini, dopo aver passato 8 giorni a cercare riparo nella metropolitana della capitale insieme a tanti altri suoi concittadini. Con il suo compagno Alberto, pescarese, ma da tanti anni residente a Kiev per lavoro, Anastasia ora aiuta i profughi a familiarizzare con una lingua nuova e a predisporre le operazioni di soccorso di tanti altri ucraini che, ancora sotto le bombe, sono in attesa di lasciare il proprio paese in cerca della salvezza sotto i cieli d'Europa. Valentina, quando è che ha capito che era il momento di partire? Знаете, я бы никогда не уехала. Lei voleva rimanere fino alla fine. Ma siccome lei c'ha tanti nipoti e lei dipende di questi nipoti, questo l'ha spinto di venire. E un'altra cosa è che in una città di Energodar hanno bloccato la stazione nucleare, che questa cosa crea pericolo per tutto il mondo, non solo per città, e lei ha deciso di venire. Se non fossero i russi fare queste cose non umane, rimaneva lì. Con chi è venuta qui? Sono venute i mogli di suoi figli, due, e 4 nipoti e altri parenti. La maggior parte i bambini e madri. Cosa avete portato con voi nell'immediatezza della partenza? Niente. Ci vuoi di te? Bambini. E basta. Non c'era il tempo per prepararsi, hanno preso solo i bambini e sono venuti qua. E uiehali. In Ucraina chi è rimasto? Dieti. Bambini. Взрослые дети, мужья. Мои сыновья. I suoi figli, uomini. Rimasti a combattere? Da. Sono rimasti a difendere. All'hotel Excelsior i profughi ucraini sono al momento 47, per lo più donne e bambini, ma il numero è destinato a crescere. Stefano Rasino e Domenico Cavaliero, titolari della struttura alberghiera di Montesilvano, raccontano di non aver avuto alcuna esitazione e di aver immediatamente messo a disposizione il proprio albergo, così come accadde già nel 2009 con gli sfollati del terremoto. Tra i 47 profughi dell'Excelsior c'è anche Irina, mamma del piccolo Andrei di 7 anni e della 12enne Anastasia. У Києві, це столиця України. Loro vengono, stanno abitando una capitale di Ucraina, regione di Obolon, praticamente dove avete visto, dove c'erano i vari tank e dove ci sono i missili che venivano dalla Bielorussia, e loro vivevano in questa condizione per 10 giorni, ma erano molto spaventosi perché ogni tanto dovevano scendere giù in garage per nascondersi, e sotto tutta questa pressione non potevano rimanere. Dopo 10 giorni hanno deciso di lasciare l'Ucraina perché per i bambini, per loro era molto molto spaventoso. Chi è rimasto in Ucraina adesso? Sono rimasti i suoi parenti, che per loro è impossibile spostarsi, ma ogni tanto fanno le chiamate, dicono come stanno, ma vivono sempre in condizioni molto molto tesi. E proprio un giorno fa ho fatto vedere il video dove un missile è caduto nel parco vicino alla casa loro. E il suo marito, un militare, sta lavorando per le difese ucraini governali e per questo motivo è costretto di rimanere lì. Come ha spiegato ai suoi figli che era il momento di partire? All'inizio non hanno capito cosa sta succedendo. La sua figlia solo ieri ha capito che sta in un altro paese, che non avrà la possibilità di vedere i suoi compagni di classe e sente molto la mancanza di sua nonna, dice che dobbiamo portare pure la nonna, e non aspettavano questa cosa. Stanno rendendo solo adesso il conto. Sì. Una sala dell'hotel è stata adibita a centro di raccolta dei beni di prima necessità per gli ospiti della struttura. Mancano soprattutto indumenti, scarpe e intimo da donna e da bambino, racconta Alberto, impegnato a raccogliere fondi per pagare un mezzo che possa giungere al confine per salvare altre persone, traghettandole via dall'inferno della guerra.